Di fronte a tribune semipiene, il Pianico affronta gli ottavi di Coppa Lombardia contro il Loreto. Gara secca, chi vince approda tra le prime otto che si contenderanno un salto di categoria. E Bianchetti, senz'altro MVP di giornata, a siglare gol e vittoria nel secondo tempo in una partita dove il Loreto non ha sfigurato, ma la linea difensiva del Pianico, composta da Romele, Verdi, Bellicini e Baccanelli, ha concesso poco o nulla ai temibili Facchinetti e Mangini. Davanti qualche fatica a concludere per gli uomini di Inversini che poco prima del gol sbagliano anche un calcio di rigore con Camanini. Ora, domenica 18, a Pianico, altra gara secca contro il Lesmo, squadra monzese che comanda il proprio girone di prima categoria. Chi passa sogna davvero. E allora con Luca Inversini andiamo a parlare di 1-0. Questo è un bel sorriso perché qua si passa il turno, si accede ai quarti di finale, seconda partita senza subire gol. E oggi tutto sommato si è meritato qualche fatica, però si è meritato onestamente. Sì, come domenica scorsa abbiamo tenuto bene il campo e mi stupisco che una squadra come Loreto sia in queste condizioni di classifica. Ne parlavo adesso con il loro mister che conosco bene. E ho incontrato sinceramente squadre che forse non sono meglio di loro, ma sono messe meglio in classifica. Quindi è stata una partita vera, maschia, su un campo abbastanza difficile da gestire la palla, per gestire la palla in una certa maniera, però siamo molto contenti. Poi, come hai detto tu, due partite di fila senza subire gol e si passano i turni e si sta in alto sempre. Quindi cerchiamo di creare questa mentalità perché non subire gol ti genera autostima e ti permette di lavorare bene durante la settimana. Sì, sono d'accordo con te, i risultati vengono perché non prendi gol, non perché ne fai tanti. È ovvio che poi la nostra squadra ha nel DNA il fatto di poter fare sempre gol o di creare delle occasioni propizie, e quindi se non subisci, ti ripeto, si genera autostima e si è più convinti, si pensa di essere forti, come in effetti si è. Sì, bene, poi non dimentichiamo che abbiamo iniziato la partita con sei quote giovani, quindi anche per la società penso che sia una buona cosa. Ma al di là di tutto io non guardo tanto le date di nascita, ma guardo chi rende di più, chi corre di più, chi lotta. E oggi abbiamo schierato questa formazione molto giovane, ma che ha dato tanto, secondo me, perché il primo tempo comunque abbiamo creato parecchie occasioni per passare in vantaggio. Abbiamo concesso molto poco agli avversari, che secondo me davanti sono bravi. E quindi c'è questa continuità di lavoro che stiamo facendo e che spero ci dia i frutti che tutti vorremmo raccogliere. Sì, ma io parlavo anche con qualche mio giocatore prima della partita e sono convinto che secondo me il Sovere può vincere questo campionato perché è una rosa molto competitiva, ha i cambi giusti, ha un bravissimo allenatore. E sarà come dici tu, però il derby è derby, quindi non ci sono pronostici scontati. Cercheremo di prepararlo bene, anche se abbiamo poco tempo, perché ci andiamo domani e poi è domenica subito. Quindi speriamo di ripetere le prestazioni delle ultime due giornate. E per i 32esimi di Coppa di Lombardia passa il turno anche a Rovetta che vincendo 5-1 in casa ribalta la situazione dell'andata dove aveva perso con la Sorisolese per 1-0. In Coppa Lombardia passa il turno anche la Gandinese che avendo vinto 3-0 l'andata contro il Bagnatica pareggiando 1-1 automaticamente entra nei 16esimi. Si scendrà in campo anche qua il 18 dicembre. Adesso andiamo a sentire l'allenatore Doravetta a fine partita. Sì, devo dire che innanzitutto nel computo le due partite sicuramente mi ha fatto molto meglio perché anche all'andata abbiamo perso ma ha creato un sacco di occasioni, abbiamo avuto il demerito di non finalizzare. Oggi sicuramente siamo stati più cinici nonostante abbiamo creato comunque 15-16 occasioni da gol, penso, e secondo me è il risultato meritato e siamo contenti di andare avanti in Coppa perché ci tenevamo.